È un libro che nasce dalla grande passione per la musica, ma anche dalla considerazione che ormai i versi delle canzoni hanno sostituito le citazioni filosofiche, storiche, religiose, dando vita ad un fenomeno della nostra epoca che sta influenzando tutti. Stiamo parlando del volume del giornalista catanzarese Sergio Dragone, Tu chiamale se vuoi, poesie, antologia dei versi più belli della canzone italiana con la prefazione del noto critico Dario Salvatori. A chiacchierare con l'autore, al Museo Marca gremito di gente, il vescovo di noto Antonio Staglianò, famoso per i video delle sue omelie pop, grazie ai quali ha conquistato i social con migliaia di visualizzazioni. Produrlo sarà stato impegnativo, perché si tratta di andare a studiare i testi che negli anni sono stati prodotti da questi cantanti, e poi decidere, a partire da un criterio interpretativo, di scegliere quel verso piuttosto che un altro. Ovviamente lì l'autore mette dentro il suo cuore, la sua intelligenza e la sua sapienza. E lo scopo è dimostrare che sono veramente delle poesie, delle opere e non soltanto un supporto alla musica. Ma tra tutte le canzoni, qual è quella preferita dall'autore? Ma io ne ho selezionati 500, sono stati anche tutti commentati. Mi piacciono tutti perché naturalmente li ho scelti con amore e con passione. Quella che secondo me è molto intensa e smisurata preghiera di Fabrizio De André, è una preghiera laica in cui De André chiede ad un essere superiore di difendere chi soffre. Rossella Galati per la CNews 24.